Mister, buongiorno. Manca poco ormai alla partenza per Verona. Lei non ha potuto commentare l'ultima gara. Che impressione si è fatto poi della partita, rivedendola in settimana? Ma l'impressione è che è stata, non abbiamo fatto bene, bisogna essere onesti, riconoscere che abbiamo giocato una brutta partita. Forse troppa paura, troppa tensione, ha sentito troppo l'importanza della partita, probabilmente hanno risentito di questo, però non bisogna nasconderci dietro un dito, abbiamo fatto male, abbiamo perso una partita e dobbiamo cercare adesso di rimediare, perché abbiamo una partita importantissima contro anche una grande squadra come Chievo, però dobbiamo riprendere il nostro cammino e cercare di vincere la partita. Cosenza sembra essere una squadra che ha bisogno di uno stimolo. Se avesse forse fatto gol nella gara col Cittadella avremmo visto un'altra partita. Abbiamo visto più o meno un'altra partita dopo il gol subito. Sì, è stato un peccato perché l'occasione ci sono state, nel senso ci sono state anche due o tre situazioni che si poteva gestire meglio nella fase offensiva, che c'erano due o tre uomini liberi, ha sbagliato la scelta tecnica in quel momento della situazione, i gol che poteva con Carretta potevamo passare in vantaggio, però noi dobbiamo crescere da questo punto di vista, dobbiamo cercare di giocare meglio, perché così sennò diventa difficile. Noi abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione a Livorno, dove avevamo giocato bene a calcio, dove la squadra era propositiva, anche a Venezia, nella rabbia, nella determinazione eravamo riusciti a rimediare, ma le due partite in casa le abbiamo proprio sbagliate, nel senso sia nel primo tempo col Frosinone sia la partita col Cittadella. E questo deve sicuramente cambiare, perché anche dal Marullo deve passare la salvezza del Cosenza. Sì, noi dobbiamo far sì che questo lo giochiamo in casa, che diventa un fortino, no? Che sia difficile giocare per noi, perciò visto che avremo anche più partite in casa dovremo cercare di sfruttare il fattore campo. Per il momento saranno a porte chiuse, per quanto riguarda invece la squadra c'è qualche porta girevole, qualcuno che entra, qualcuno che esce per situazioni fisiche? Sì, purtroppo Asensio non si è mai allenato con noi, non so se il dottore mi darà l'ok per portarlo via, però è difficile perché non si è mai allenato. E Monaco lo stesso ha un risentimento muscolare, perciò dovremmo valutare queste due situazioni qui. E invece rientra a pieno titolo Rivier? Sì, Rivier è a posto, si è allenato tutta la settimana e sarà dalla partita. Che impressione ha tratto dal Chievo, il Chievo delle ultime giornate? Ma devo dire che da quando è arrivato a Lieta ha dato subito un'impostazione, quel 4-3-3, si è visto subito la sua mano, il suo modo di giocare. La squadra molto forte davanti, con Giaccherini che è invignato, sono due giocatori imprevedibili. Djorkovic davanti che è un buon giocatore, perciò è una squadra forte da questo punto di vista, però noi forti, deboli, cioè, tutte le partite sono difficili, tutte le partite devono essere affrontate e tutte le partite dobbiamo giocare con più cattiveria agonistica, più determinazione, perché vogliamo il risultato a tutti i costi. Grazie mister. Grazie a voi.